portato in classe dal fratello Francesco, che ha atteso da tanti amici, infermieri, medici, anche a condividere la sua emozione. Quando il padre Mario, al momento della comunione, annuncia ecco l'agnello di Dio, Mario sussurra. E quando Gesù gli batte forte il cuore. Il corpo di Cristo, dice il sacerdote, l'ostia bianca, finalmente Gesù è tutto suo, come sempre desiderato. Mario si chiude gli occhi, mi volto tra le mani, in silenzio, in un tu per tu che dura diversi minuti. Poi si rivolge ancora al suo angelo custode, in carne e ossa, che è la mamma, come a rivelarle un segreto. Mamma, non ho sentito la voce di Gesù, così come tu senti la mia, ma sono riuscita a parlargli e lui mi rispondeva nel mio cuore. Che bello, sono felice. Desidero, scriverà poi alla sera in un biglietto, ricevere Gesù nel mio cuoricino affinché diventi il mio migliore amico per sempre. Sarà la mia forza, la mia gioia, la mia guarigione. E continua, oggi ho fatto la mia prima comunione.